Sì, grazie a tutti e a tutte, benvenuti innanzitutto. Grazie per essere qui. La prima cosa che mi viene da dire è veramente grazie per essere qui perché non è così scontato. La maggior parte degli italiani non sa che il 25 maggio si va delle elezioni europee e non sa qual è soprattutto l'importanza di queste elezioni europee. Noi per la prima volta andremo a votare qualcuno che ci rappresenta in modo serio, insomma, là dentro, diciamo un nome e quella persona deve accanto a sé raggruppare delle persone che portino avanti il suo programma. È per questo che noi nel nostro simbolo abbiamo scritto Tsipras. Tsipras non è una cosa strana, non è un elemento astratto, è una persona, in questo caso è un signore greco, un ragazzo greco perché è quasi quarantenne, insomma, e in Italia l'avremmo definito giovane. Io non mi accodo a questa definizione perché a 40 anni, insomma, i miei genitori e i miei nonni avevano già fatto una buona parte della loro vita, insomma, e chiamare un quarantenne sempre giovane è un po' come sminuire quello che è la sua vita. Lo dico perché anch'io faccio parte di questa categoria, appunto, quindi no, chiamiamo i giovani giovani e invece le persone di una certa età, insomma, quelli che si avvicinano ai 40 anni, giovani adulti magari, cerchiamo un altro modo per definirli, ma non certo giovani. Dicevo, questa è un'elezione particolare in cui bisogna indicare qual è la persona che ci. Cambio tecnico. Dicevo. Bisogna indicare qual è la persona che ci rappresenterà, no? Ci rappresenterà al Parlamento europeo. Tsipras, appunto, noi abbiamo scelto questo nome, l'abbiamo scelto con il GUE al Parlamento europeo, al gruppo che rappresenta la sinistra. Questa è una lista di sinistra, ve ne sarete accorti, perché i nomi che sono declinati all'interno di questa lista rappresentano tutti una fetta, ciascuno una peculiarità della sinistra. La cosa molto bella, appunto, che siamo riusciti a fare con questa lista è portare un pezzettino di noi che ci rappresenta e ci definisce in maniera molto particolare. Io, per esempio, faccio parte di questa lista dei, insomma, 20 persone in questo collegio esagerato. E sono molto onorata di far parte di questa lista perché mi sono occupata della condizione sanitaria delle donne greche. C'è stato un momento in cui in Europa eravamo quasi ricchi e quasi felici. Insomma, la crisi si è avventata su di noi in maniera feroce, soprattutto in alcuni paesi. La Grecia è uno di questi, ma non pensate che l'Italia non lo sia. Insomma, noi siamo rimasti a mollo nell'acqua come le rane. E quest'acqua si sta scaldando, io direi siamo quasi arrivati a un punto di ebollizione, ancora non ce ne siamo resi conto. I nostri diritti vengono di giorno in giorno sempre meno e sono in crisi la nostra democrazia e appunto i diritti delle persone. Il lavoro che abbiamo fatto con alcune donne incontrate al Forum Sociale a Parigi è stato quello di analizzare quelli che erano i diritti appunto delle donne in Europa. Ad un certo punto ci siamo trovate di fronte a questa realtà durissima e molto cruda che era quella dell'emergenza sanitaria in Grecia. In Grecia l'assistenza sanitaria non è più, come si dice, garantita, non è più garantita l'assistenza sociale pubblica e questo ha comportato un grave incremento della mortalità, soprattutto infantile, ma anche dei giovani adulti, giovani ragazzi che non sono riusciti a mantenere il proprio posto di lavoro perché appunto la crisi è stata feroce, rischiano veramente, addirittura alcuni muoiono per distenti proprio perché le famiglie non possono più aiutarli, perché la società non li aiuta più e muoiono, insomma, come non succedeva più dal dopoguerra. Questa è una cosa assolutamente impensabile in quello che noi cerchiamo di definire l'Europa moderna, insomma. Abbiamo bisogno che qualcuno ci tuteli, che qualcuno si renda conto che non si può arrivare a questo livello. Io dicevo che assieme a queste donne abbiamo analizzato la situazione delle donne in Grecia.
Abbiamo portato una campagna, una carovana di solidarietà anche in Italia. Abbiamo fatto una ventina di tappe lungo la penisola in cui abbiamo portato una mostra fotografica e la viva voce degli infermieri e dei medici che si occupano in questa clinica che è fuori Atene, si chiama Ellenico. È una vecchia caserma in disuso che è stata appunto rimessa a posto da volontari e in questo momento è gestita da volontari medici e volontari infermieri, appunto per cercare di tamponare un pochettino quella che è la crisi del welfare, appunto, del welfare tutto. Noi abbiamo incontrato queste donne e loro ci raccontavano appunto che per poter partorire dovevano racimolare fino a 1000 euro. Voi immaginate che cos'è in un momento di crisi dover racimolare 1000 euro perché non se ne può fare a meno, insomma. Questa situazione ci ha lasciato molto, molto sconvolte. Quindi siamo riuscite con questa campagna a raccogliere circa 20.000 euro e un mezzo container di medicinali che è stato subito regalato a questi volontari di Ellenico. Ecco, da questa esperienza nasce la volontà del mio gruppo di candidare una di noi, insomma, all'interno della lista. Non è possibile che in questo momento, nel 2014, ci siano delle persone che muoiono perché non hanno un diritto all'assistenza, che non possono ricevere cure medicali, che non possono partorire in sicurezza. Questa non è l'Europa che noi vogliamo, questa non è l'Europa che non abbiamo desiderato noi, questa è l'Europa in cui ci hanno fatto arrivare, che ci hanno catapultati, sinceramente con dei programmi che non sono quelli nostri. Noi non abbiamo intenzione di basare l'Europa sull'economia e sulla finanza. Noi abbiamo bisogno di un'Europa dei diritti, abbiamo scritto nel nostro manifesto. Prima le persone, perché esattamente questo è quello di cui abbiamo bisogno. Io mi occupo di diritti da una decina d'anni. Non pensiate che i diritti siano solo quelli del lavoro, quelli dell'assistenza, i diritti sono anche altri. I diritti, ho scritto l'altro giorno un intervento dicendo il diritto alla bellezza. Noi abbiamo bisogno di questo diritto. In uno stato come l'Italia, in cui crolla il muro di Pompei, in cui la reggia di Caserta si sta disfacendo sotto gli occhi di tutti, è un peccato direi mortale per quelli che credono ai peccati mortali. Non possiamo permetterci di perdere tutto questo. Noi abbiamo una grande crisi occupazionale in questo momento. Una volta si diceva la bellezza salverà il mondo. Io penso proprio che sì, che sia la bellezza che salverà il mondo. Sarà la bellezza, ovvero la cultura, a salvare il mondo, il nostro mondo, ma non solo l'Italia, l'Europa tutta. Noi abbiamo bisogno di bellezza, ma bellezza vuol dire cultura, vuol dire istruzione, vuol dire accoglienza, vuol dire partecipazione. Ed è per questo che noi vi chiediamo di votare questa lista il 25 maggio, vi chiediamo non solo di vetarla ma di farla votare. Sensibilizzate chiunque ad andare a votare perché molti non sanno che tra 15 giorni noi saremo chiamati alle elezioni per davvero decidere del nostro futuro. Mai come adesso è importante andare a votare per l'Europa e andare a votare per un'altra Europa, quella che noi abbiamo nella nostra testa. Io vi ringrazio se vorrete scrivere anche alcuni dei nomi che trovate nella lista, tra cui ci sono anch'io ovviamente, ma vogliate per favore scrivere questi nomi perché sono il segno di un voto pensato, di un voto ragionato e di questo già vi ringrazio. Dico due cose in attesa che arrivino altri candidati. Aspettiamo Giuliana Sgrena che sta per arrivare. Eccola qua, perfetto. No, prima di passare la parola a Giuliana, un paio di cose, anche un incoraggiamento, un invito, una sollecitazione. La prima è questa. Questa lista, questo esperimento, questa avventura a cui stiamo dando vita,
l'altra Europa di Tsipras, ha un'enorme possibilità di espansione. Bisogna parlare con le persone, bisogna spiegare. Un'enorme possibilità di espansione anche oltre, diciamo così, la fascia a cui noi più direttamente ci rivolgiamo, che è quella della sinistra. Ci sono degli intellettuali, delle persone, più banalmente degli amici miei, che non sono mai stati comunisti, non sono mai stati di sinistra, che però non sopportano, come dire, questa forbice dentro la quale la società italiana ed europea è stata costretta, tra i tecnocrati che ci dicono che la legge dei mercati ci impone di lavorare sul debito, di tagliare sulla spesa sociale, di tagliare le pensioni e quant'altro, e i populisti che invece sparano contro l'Europa, contro gli ideali dell'Europa di Altiero Spinelli, contro l'euro. Noi ci siamo infilati in una via difficile che ha bisogno di essere argomentata, la via di voler sostenere gli ideali dell'Europa unita, quella che ha evitato di ricadere nella terza guerra mondiale, che ha superato i conflitti storici tra Francia e Germania sostenuti da Altiero Spinelli, gli ideali dell'Europa unita, volendo però un tipo di Europa sociale, democratica e partecipata. E questo è il nostro obiettivo, è l'obiettivo più difficile, perché è facile accettare la realtà di quello che è così, ci sono i mercati, lo spread, non possiamo fare niente. Oppure è facile sparare e parlare all'umore, allo stomaco, alla pancia delle persone dicendo no euro, no Europa, usciamo fuori, eccetera eccetera. La nostra è un'impresa dell'argomentazione politica e razionale, quindi è più difficile. Ancora più difficile se si tiene conto del fatto che noi non abbiamo accesso ai mezzi televisivi. L'altra sera stavo vedendo il TG3, forse, ha parlato di Renzi, ha parlato di Grillo, ha parlato del pregiudicato e poi ha parlato di cose interessanti. Io stavo lì per dire, ecco, adesso ne parla. Ha parlato di Fratelli d'Italia, un minuto ma ci ha parlato, ha parlato della Lega, un minuto ma ci ha parlato dei Verdi, adesso parla di Tsipras, e anche di Di Pietro ha parlato, anche di Di Pietro, allora io stavo lì, adesso parla di Tsipras, un minuto ma ne parla, ha cambiato servizio, forse ha parlato dell'Inter, non lo so, chiaro? Noi siamo in questa situazione, siamo in questa condizione, è l'unica cosa che possiamo opporre a questo blackout informatico circa la nostra proposta difficile, complessa, che deve essere spiegata, è quella di stare per le strade, quella di organizzare volantinaggi, organizzare incontri come questo, riempire, come dire, le fermate della metropolitana, le vie, i luoghi dove frequentati dalle persone, della nostra presenza e della nostra capacità di parlare e di argomentare. Guardate che la nostra lista e la nostra proposta politica ha una possibilità di espansione che va oltre il bacino tradizionale a sinistra, questo è il mio parere, perché una persona come Barbara Spinelli, una persona come Gustavo Zagrebeschi, una persona come gli amici miei di cui vi dicevo prima, non sono di sinistra, ma sono persone che vogliono un'Europa partecipata, democratica e sociale, è chiaro? E allora noi con questi dobbiamo fare fronte, con quelli che sono gli ideali della Costituzione, poi alla fine della fiera, per la quale il 12 ottobre siamo andati a Roma a manifestare anche, ok? Allora, tutto questo, questa spada fiata, per arrivare poi al sodo. Primo, noi di Zona 2 continuiamo a riunirci ogni mercoledì alla sede dell'Ampi di Piazza Costantino per organizzare volantinaggi e iniziative come queste. Il 22 speriamo di organizzare un'altra grossa iniziativa a conclusione della campagna elettorale in Viale Monza, al circolo familiare di Unità Proletaria. Occorrono persone. Adesso riusciamo a fare un volantinaggio al giorno. Vorremmo fare due volantinaggi al giorno. Vorremmo coprire i mercati, le fermate di metropolitana. Vogliamo riempire le piazze perché è l'unica possibilità che abbiamo di poter spiegare la nostra proposta e di poter convincere persone. Ok, e quindi l'invito forte è a partecipare, a mettersi in movimento a sostegno di questo progetto politico altro. Secondo, come abbiamo dovuto raccogliere firme per poter partecipare a questa competizione elettorale, perché non avevamo coperture parlamentari o di partito, così dobbiamo raccogliere soldi, perché non abbiamo santi in paradiso, e queste cose che ci sono qua adesso sono il frutto del fatto che abbiamo cacciato soldi, sono il frutto che vendiamo i panini e da quelli ricaviamo i soldi per stappare i volantini. Per dire, non voglio banalizzare, ci sono gadget, ci sono magliette, ci sono panini, ci sono spille, c'è la cassetta. Offrite soldi perché sono soldi che vanno, come dire, a
a sostenere l'articolazione e la diffusione del nostro progetto. Questa è la nostra base materiale di sopravvivenza e di sviluppo. E vi ringraziamo se ci darete una mano. Questioni medio orientali, in particolar modo la condizione femminile, militante pacifista, insomma un bel curriculum, un bel biglietto da visita, di presentazione. Per questo ci piace che lei sia qua con noi e ci dica qual è il suo umore, il suo sentire, la sua proposta per questa campagna elettorale e per la scadenza del 25 maggio. Grazie, scusate il ritardo, ma non avevo calcolato bene i tempi, non conoscevo bene questo posto. E venendo qua però, mentre facevo la ciclabile, a un certo punto ho chiesto al signore: ma lei sa dov'è l'anfiteatro? E lui mi ha detto: guardi, vada diritto, quando vede le bandiere del partito è arrivata. E allora ho detto: beh, forse è cambiato qualcosa, se questo mi dice solo le bandiere del partito. Una volta si parlava così solo del PC, no? Quindi mi sa, però non ho osato chiedergli di quale partito, perché magari lì cadeva la mia speranza e quindi ho lasciato perdere. Sono arrivata mentre sento, purtroppo non ho sentito l'intervento di Anita, però ho sentito le sue ultime parole, che invitava a votare comunque, a votare anche altri nomi, ma a votare. Io penso che questo sia l'impegno di tutti noi. Ovviamente ognuno spera che di raccogliere delle preferenze, anche per non fare una figura barbina, ma insomma, però l'importante è votare. Votare perché intanto è un diritto, io direi anche un dovere di tutti noi votare, e poi in questo momento in particolare è importante perché si può dare una sferzata all'Europa, perché con questo Parlamento, intanto con l'indicazione del Presidente della Commissione Europea, ed è la prima volta che si fa, può essere un segnale importante che noi vogliamo impegnarci direttamente come cittadini europei. Quindi rafforzare il potere del Parlamento europeo, perché non le decisioni non ci cadano addosso dai governi, ma vengano veramente discussi e approvati dal Parlamento europeo, che noi vorremmo si trasformasse in una costituente per dare a una costituzione, ai cittadini europei, una vera costituzione che nasca da un dibattito tra i loro rappresentanti. Ora, questa rappresentanza che avremo in Europa sarà comunque inficiata dal fatto che in Europa non abbiamo tutti le stesse regole, andiamo tutti a votare per lo stesso Parlamento, ma abbiamo diverse regole. E comunque è importante questo voto, è importante rappresentare la nostra trasversalità. Io nel giorno dell'Europa, il 9 maggio, sono stata a Barcellona, dove erano rappresentate le liste, diciamo, che fanno parte dello stesso schieramento. Quindi c'era naturalmente c'erano aspiranti deputati della lista spagnola, francese, italiana, greca, ed è stata una bellissima immagine, perché dare l'immagine di questo schieramento unito sugli stessi obiettivi così è sicuramente un'immagine che nessuno dà, perché nessuno fa una vera campagna per l'Europa, direi che nessuno fa una campagna elettorale, a parte i manifesti e la televisione. Non ho visto mobilitazione in giro per le strade e per le piazze, quindi ci si affida esclusivamente alla televisione e a questi manifesti enormi. Io sono molto orgogliosa del fatto che la nostra lista sia completamente diversa, per necessità più che per virtù, ma insomma la necessità ci ha imposto di essere a contatto con la gente, prima di tutto con la raccolta delle firme, perché siamo stati costretti a iniziare prima la campagna elettorale, prima degli altri, raccogliendo le firme. Anche questa è una particolarità italiana, dover raccogliere tante firme per poterci presentare. Comunque questo è stato un buon esercizio per tutti noi, e continuare a fare questa campagna con pochissimi soldi, tutti raccolti, autofinanziati, quindi raccolti tra i nostri sostenitori che devono sostenere tutta la lista, i candidati eccetera, quindi è un peso enorme. Quindi fare questa scelta è una scelta che costa, ma proprio perché è una scelta che costa è un impegno forte che noi assumiamo rispetto a chi ci vorrà votare. Io spero che saranno in molti, perché noi ci proponiamo a livello europeo
innanzitutto di cambiare le regole economiche, che sono quelle che hanno inciso più sulla nostra vita negli ultimi anni, quindi rivedere, cancellare il fiscal compact, rivedere la questione del debito, facendo in modo che non tutto ricada sui singoli paesi, ma che l'Europa si assuma l'onere di far fronte anche a questo debito accumulato. E questo finora non c'è stato nessuno di queste misure, secondo me, questa per esempio l'assunzione del debito, eccetera, perché l'Europa non è un'unione politica, è solo un'unione che si basa sulla finanza, soprattutto sulla speculazione finanziaria e sulle banche, non su una vera Europa politica che condivide le decisioni. Non è ancora un'Europa federale, noi però siamo veramente europeisti e quindi in questo ci distinguiamo dagli altri che dicono di volere fare dei cambiamenti. Ora però tutti dicono di voler fare dei cambiamenti, ma poi vedremo dopo le elezioni. Noi vogliamo veramente cambiare questa Europa, perché così non va bene, così non è un'unione europea, ma è solo un'unione che permette la circolazione di denaro e di merci e non di persone. Quindi vogliamo una trasformazione radicale di questa Europa dal punto di vista economico, ma anche da altri punti di vista. Per esempio dal punto di vista dei diritti, se vogliamo è l'unico terreno su cui l'Europa qualcosa ha fatto soprattutto in paesi arretrati rispetto a paesi arretrati come il nostro sulla questione dei diritti, diritti delle donne, diritti dei cittadini. Noi vogliamo veramente mettere in prima persona, in primo piano la persona per garantire a tutti il diritto di cittadinanza. A tutti, quindi anche a quelli che non sono figli di italiani, a quelli che non sono, che sono nati in Italia, in altri paesi già succede, che sono nati in Italia da genitori che non sono italiani. È veramente una cosa incivile pensare che i ragazzi che sono nati qui, che conoscono solo la nostra lingua, che hanno visto solo il nostro paese, non siano considerati italiani. Io ho avuto modo a volte di incontrare questi ragazzi e quando scoprivano di non essere italiani, quindi per esempio di non poter andare in gita scolastica con i loro compagni perché non avevano i documenti italiani per girare in Europa, era per loro uno shock tremendo. Penso che queste cose non debbano più succedere, quindi un'Europa dei diritti, i diritti delle donne, potremmo anche avere. Noi abbiamo avuto un ruolo purtroppo nefasto con i nostri rappresentanti in Europa, perché l'ultimo rapporto che era stato presentato da una parlamentare portoghese, il rapporto Estrela, era un rapporto che appunto dal punto di vista delle donne, dell'autodeterminazione, dell'insegnamento nelle scuole, della sessualità eccetera, è stato bocciato, mentre era stato in Europa è stato votato da tutti i parlamenti socialisti, da tutti i partiti socialisti, è stato bocciato perché 6 parlamentari del PD non hanno votato a favore, e sono questi stessi 6 parlamentari si ricandidano adesso per il Parlamento europeo. Noi queste cose le dobbiamo denunciare, perché è giusto denunciare chi non ha favorito un avanzamento dei nostri diritti in Europa. Poi la mia specificità, per quello che ho fatto finora, la mia attenzione particolare rispetto al Mediterraneo, e quindi sono particolarmente orgogliosa che il nostro candidato alla Commissione Europea, alla Presidenza della Commissione Europea, sia Tsipras, perché proviene da un paese che è stato la culla della democrazia e che è stato sacrificato dall'Europa solo perché in nome del annullare i debiti, salvare i paesi, il paese dal debito, mentre penso che se in Europa si debbono porre dei limiti oltre i quali non si deve andare, io penso che questi limiti dovrebbero riguardare questioni sociali e non questioni finanziarie, dovrebbero riguardare per esempio la disoccupazione, dovremmo mettere un limite alla disoccupazione oltre la quale un paese dovrebbe essere penalizzato in qualche modo, si dovrebbe intervenire per fare in modo che la disoccupazione scenda e non la questione del debito, perché se continuiamo solo a imporre una riduzione delle spese sociali, ovviamente questo va a carico solo a scapito dei cittadini, e noi l'abbiamo provato in Italia.
l'Italia. Spesso sentiamo dire che l'Italia non è la Grecia. Per fortuna non siamo arrivati ai livelli della Grecia, ma certo quello che abbiamo pagato anche noi non è poco e non vogliamo più pagare. Sul nostro corpo e i tagli di queste spese che riguardano la sanità, che riguardano gli altri, il welfare in generale. Quindi dicevo, sono particolarmente orgogliosa che sia Tsipras il nostro candidato, perché rappresenta il riscatto della Grecia. Lui è stato quello che ha fatto una politica in Grecia che non solo ha riunificato la sinistra a sinistra del PASOK, ma ha raccolto anche molto sostegno da parte del Partito Socialista Greco, che appunto è il PASOK, da parte di quelli che erano sinceramente socialisti e quindi non hanno seguito la linea diciamo che andava sempre più verso destra, e ha saputo andare incontro ai bisogni della gente. Se noi avessimo un rappresentante come Tsipras, certo non diventerà il presidente della commissione, ma comunque rompere, no, quel clima da larghe intese, che comunque, anche se sono proposte fatte dalla destra, poi alla fine vengono sempre approvate anche dalla sinistra, per avere un'opposizione forte all'interno dell'Europa sarebbe un cambiamento che finora non abbiamo avuto. E poi, appunto, perché io mi sono sempre occupata di Mediterraneo, sono particolarmente soddisfatta, impegnata su questa lista, perché penso che noi in Europa non dobbiamo avere un ruolo diverso. L'Italia, tutti i paesi del Mediterraneo debbano portare all'interno dell'Europa la loro specificità, la loro cultura, cioè portare il peso delle loro ricchezze, non rincorrere sempre la Germania. Noi non saremo mai come la Germania, ma noi siamo dei paesi che stanno sulla sponda del Mediterraneo, che hanno una grande cultura, che hanno risorse dal punto di vista agrario, dal punto di vista culturale. Abbiamo un patrimonio culturale enorme, abbiamo il sole, potremmo sviluppare moltissimo le energie alternative. Non si capisce perché la Germania deve avere il 40% della produzione dell'energia solare e noi, che abbiamo molto più sole, non lo facciamo. Ecco, potremmo invertire il tipo di sviluppo che abbiamo avuto finora, portando queste nostre specificità all'interno dell'Europa. Inoltre, noi siamo il ponte del Mediterraneo, noi siamo il paese che riceve i migranti, dove approdano i migranti che attraversano il Mediterraneo, e noi ci accorgiamo, cioè rivendichiamo la nostra appartenenza all'Europa solo quando dobbiamo dire: ma la questione dei migranti è una questione europea, perché vogliamo che tutta l'Europa si assuma il carico di questi migranti. Io penso che effettivamente sia una questione europea, ma una questione europea perché venga affrontata in termini di accoglienza e solidarietà. Quindi fare della questione della migrazione, intanto rispettare questa possibilità di circolazione delle persone, perché la migrazione non si dice mai, ma è uno dei diritti universali contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti. Quindi, se siamo per la Dichiarazione Universale dei Diritti, dobbiamo riconoscere anche questo. E poi, appunto, noi non possiamo fermare questa gente. Guardate, è impossibile, perché chi fugge dalla guerra, io penso che molti siriani starebbero tranquillamente a casa loro se non ci fosse una guerra. I libici anche, se non avessimo contribuito anche noi intervenendo militarmente con la NATO a devastare ulteriormente quel paese, perché adesso è in mano esclusivamente a milizie armate, ognuno si controlla un proprio pezzetto e nessuno controlla niente. Questa politica anche di intervenire militarmente nei vari paesi è un'opzione che non dobbiamo più tenere in considerazione, e se ci fosse una difesa europea probabilmente ogni paese non potrebbe più andare in ordine sparso ad appoggiare le varie guerre che si fanno in giro per il mondo, e magari si chiamano missioni di pace, perché non possiamo chiamarle missioni di guerra, perché la nostra Costituzione all'articolo 11 ripudia la guerra. Quindi un ruolo nel Mediterraneo che sia un ruolo per costruire un'Europa di pace e di solidarietà
solidarietà nei confronti degli altri paesi del Mediterraneo, che noi ignoriamo sempre, che non solo possono essere i nostri vicini, noi li consideriamo solo dei mercati, non possiamo continuare a considerarli dei mercati, dobbiamo considerare queste persone dal punto di vista anche culturale. Pensate, qualche mese fa si è discusso al Parlamento italiano la questione della parità di genere nelle liste elettorali e nel voto. Questo nel Parlamento italiano non è passato. Invece in Tunisia, dopo la rivoluzione, è stata fatta una legge elettorale che prevede che le liste siano formate per il 50% da uomini e il 50% da donne, con una candidatura alternata. Quindi la lotta delle donne è comune a tutti i paesi, non solo del Mediterraneo ma del mondo, direi, e anche su questo terreno noi dobbiamo sviluppare ulteriormente la collaborazione, la partecipazione, perché questo è un arricchimento della nostra realtà. Noi non siamo isolati nel mondo, siamo in un mondo globalizzato e non siamo mai stati così isolati come lo siamo adesso. Questo è veramente un paradosso. Quindi dobbiamo aprire le nostre frontiere, aprirle verso l'Europa, ma non solo verso l'Europa, e fare in modo che l'Europa si rafforzi, che si rafforzi la politica europea, per raggiungere una politica comune che sicuramente potrebbe essere molto più avanzata che non una politica così frammentata, così contraddittoria, in cui ogni paese fa per sé, e si riescono a raggiungere degli accordi solo sulle cose peggiori, appunto come sulle imposizioni del fiscal compact, oppure quando ci sono da fare delle restrizioni, come inviare Frontex nel Mediterraneo per chiudere le nostre frontiere e fare dell'Europa una fortezza. Io non penso che l'Europa debba essere una fortezza, ma debba essere un'Europa sovrana che possa sviluppare una politica autonoma sua, di pace, di solidarietà, e che possa diventare anche un punto di riferimento e di mediazione rispetto agli altri paesi e soprattutto rispetto ai conflitti che sono molto diffusi nel Mediterraneo e non solo. Grazie. Posto in tempo reale e con l'aereo possiamo raggiungere ogni luogo. La risposta ai problemi che abbiamo non possono essere certo né prendercela con gli immigrati, è già accaduto negli anni 20, anche all'epoca c'era una crisi dovuta sempre al sistema capitalistico nel quale viviamo, quello che oggi chiamano libero mercato, e anche allora si è individuato il più povero, l'emarginato, lo zingaro, il comunista, l'ebreo, si è dato la colpa a qualcuno. Né possiamo tornare indietro e fare l'Italia o l'Italietta delle regioni come la Padania. Cosa facciamo? Mettiamo la Padania contro l'economia della Cina? Insomma, Monio Vada ricordava una battuta degli anni 70, un cinese potrebbe pensare di mettere tutti i padani in un frigo rispetto alla Cina. I problemi che viviamo vengono da un po' lontano, anche se non è troppo lontano, vengono dal sistema economico in cui viviamo e sostanzialmente dal saggio di profitto, cosa che la TV ricorda raramente. Il saggio di profitto, cioè quanto guadagno dalla vendita di beni e servizi, era abbastanza alto nel dopoguerra, in buona sostanza è sceso negli anni 70, e a metà degli anni 80 due personaggi con le loro lobby dietro, vale a dire la Thatcher e Reagan, hanno deciso di cambiare il sistema. Si è chiamato deregulation, forse qualcuno se lo ricorderà, e ha significato la liberalizzazione di tutti i mercati partendo dai mercati bancari. In Italia le banche erano pubbliche e di fatti facevano credito, perché la banca deve prendere risparmi e darli a chi investe, alle famiglie, alle imprese. Invece hanno trasformato le banche in aziende e oggi vendono prodotti, così come vorrebbero far vendere agli ospedali. Queste banche che vendono prodotti, dopo la deregulation, hanno creato una ricchezza esponenziale attraverso meccanismi e algoritmi che è difficilissimo spiegare anche per chi li crea. Sostanzialmente i più conosciuti sono i derivati, scommesse su titoli o mutui o ogni pacchetto. Questa bolla speculativa è scoppiata e oggi noi paghiamo, ma il capitale, il sistema capitalistico, cioè l'uso del capitale per il profitto, non ha nessuna crisi. La crisi la viviamo noi lavoratori.
Il sistema capitalistico continua a fare profitti, li sta facendo ancora oggi, perché le banche italiane sono pieni di derivati e quindi non riescono neanche a fare investimenti. Allora la risposta qual è? La risposta è aggredire i problemi di fondo, che sono i meccanismi di questo sistema, cioè la distribuzione e la ripubblicizzazione di alcuni servizi, perché almeno una banca pubblica ci vuole, e su alcuni servizi come la sanità non si può speculare, perché la sanità non è un mercato, il mio rene non è un mercato. Ecco perché serve la sinistra, perché la sinistra politicamente si è sempre identificata come un sistema alternativo al capitalismo. In questi anni di confusione in cui i cosiddetti riformisti del PD hanno continuato a demolire i principi della sinistra, anche la parola sinistra ha perso significato, e difatti Grillo ci marcia sopra. Ma la sinistra ha i valori sono i nostri, e sui nostri valori francamente non prendiamo lezioni da nessuno, neanche da Grillo. Abbiamo fatto sicuramente errori strategici, parlo della sinistra, non parlo del PD. E quindi la sinistra in Europa è forte proprio per questo. In Grecia probabilmente vincerà le elezioni, in Spagna e Portogallo si parla del 20% e in Francia sono oltre il 10%. E in Italia che sono spariti proprio perché sono stati assimilati al PD, che la televisione continua a chiamare come centrosinistra, però rifletteteci, si chiamava PDS, oggi la S non ce l'ha più, eppure continuano a chiamarla sinistra. E io mi incazzo francamente ogni volta, perché se io cerco di rappresentare nel mio piccolo, e lavoro in un call center e faccio politica con i miei soldi, cerco di rappresentare i valori della sinistra, quando poi sento Renzino che viene associato alla sinistra mi girano. La risposta non è neanche Renzi, che fa campagna elettorale con 80 euro tagliando i fondi alle regioni e quindi alla sanità dei cittadini di tutte le regioni, e che copre questo bonus elettorale fino a dicembre 2014. Dopo dicembre non ci sarà più, e lo prenderà una fetta di popolazione bassissima che va da 8.000 euro lordi a 24.000 euro lordi. Non la prenderanno i pensionati, non la prenderanno gli invalidi a cui hanno tolto i contributi, se vanno al lavoro si prendono i permessi. Questo ha fatto Monti col PD e PDL. Quindi in definitiva, sperando che gli altri due candidati siano arrivati o stiano per arrivare, io vi invito a sostenere la sinistra, perché bisogna ricostruirla, e io spero che questa sia l'occasione anche in Italia, come accade nel resto d'Europa, per ripartire con un progetto che sia per i diritti e la giustizia sociale. Ricordo una frase di Bertini che un giorno disse che il socialismo è libertà e giustizia sociale. E credo che di Bertini abbiamo tutti stima, perché è stato un uomo che non ha mai cambiato le sue idee, non ha mai cambiato la radice dei suoi pensieri da socialismo a PDS, DS, minchiate varie. È rimasto coerente. E ricordo anche che quando era al Quirinale tornava a casa a dormire con sua moglie. Bene, io vi ringrazio e vi invito, ripeto, a sostenere la sinistra in questo paese. Sostanzialmente è il proseguo di politiche liberiste. Lascio la parola a Nicolò Ollino. Buongiorno a tutte e tutti, sono contento di essere qui, anche se è arrivato un po' in ritardo questa bella festa in zona 2. Io sono Nicolò, ho 25 anni e appunto studio giurisprudenza a Torino. In questi anni ho fatto attività politica ad Asti, in Rifondazione, con la Casa del Popolo, che è una struttura, un circolo ARCI, dove c'è un'associazione molto attiva che cerca di dare supporto a quelli che sono i problemi della gente più povera, diciamo, dove cerchiamo di dare servizi anche di base in supplenza a quelle che sono le mancanze del comune. Queste caratteristiche hanno fatto sì che la mia candidatura di stampo collettivo, un po' come tutte le altre, arrivasse ad essere in questa lista. E io credo molto in questo progetto e sto cercando davvero di dare tutto e girare tutti i territori possibili. Abbiamo, come gli altri candidati anche qui presenti, vedo Anita, vedo Giuliana, abbiamo tantissimi chilometri sulle gambe e sulle gomme delle macchine ormai. Però è davvero bello, perché riusciamo a girare molti territori e trovare entusiasmo un po' ovunque. Troviamo assemblee piene, troviamo comitati molto attivi e dove c'è entusiasmo, dove c'è voglia di fare, coinvolgere nuove persone e riuscire a fare un buon risultato per questa lista, che ha qualche difficoltà, il simbolo nuovo, il nome del nostro candidato strano, però ha un'enorme potenzialità,
e un enorme significato politico, che è quello di essere riuscita finalmente a mettere dietro lo stesso simbolo, ma sotto uno stesso tetto, speriamo un tetto comune che regga alle intemperie, tutta la sinistra italiana, nelle sue più varie espressioni, le sue espressioni partitiche, Rifondazione SEL, le sue espressioni civiche, tutte le forze che a titolo singolo, associazionistico, aggregativo in questi anni hanno fatto del bene nel nostro paese, raccogliendo le firme per l'acqua, raccogliendo le firme contro l'abrogazione sostanziale dell'articolo 18 e attivandosi in comitati di quartiere e mettendo assieme tutte quelle persone che singolarmente hanno firmato in 30, 40, 50 mila l'appello dei sei garanti per la nascita e la crescita di questa lista. E io naturalmente spero molto nella portata di questa lista che vada anche al di là del 25 di maggio, dando alla nostra un po' sventurata sinistra italiana la possibilità di crescere, di essere all'altezza e al pari delle sinistre che in tutta Europa, senza eccezioni, ormai viaggiano sulla doppia cifra, dando ai cittadini dei rispettivi paesi, dalla Germania alla Francia, alla Grecia, alla Spagna e a tutti gli altri paesi della Repubblica Ceca, dando la possibilità di sperare in un futuro migliore, creando aggregazione fra cittadini che vogliono produrre un miglioramento nelle rispettive società. Come veniva già detto da Lorenzo, io sto cercando di concentrarmi in queste settimane, questi mesi di campagna elettorale sul tema delle politiche di austerità, perché penso che lì davvero stia al centro del problema, lì stanno i miliardi, le decine di miliardi che ci stanno togliendo o che ci vogliono togliere. Dal 2016, per esempio, quando partirà il fiscal compact nel nostro paese, 50 miliardi all'anno che verranno sottratti al nostro stato sociale. L'ha detto benissimo Tsipras l'altro giorno nella sventurata trasmissione a cui è stato invitato dallo sventurato Floris, che l'ha fatto parlare tra i sogghigni delle persone in studio quei 2 o 3 minuti, ma lui è riuscito a essere conciso dicendo che il memorandum in Grecia, così come il fiscal compact in Italia, non è possibile pagarlo, e non è possibile pagarlo perché pagarlo significherebbe annullare il nostro stato sociale, arrivare alla situazione della sanità pubblica greca, cioè inesistente, arrivare alla situazione della scuola pubblica greca, cioè in grave compressione di ogni suo settore e comparto, dalla scuola media alla scuola superiore all'università, arrivare ad avere un livello di disoccupati che già da noi è alto e che in Grecia è ancora più alto, perché capiamo bene che con queste politiche economiche, con queste politiche di austerità, la Grecia è solo semplicemente il nostro orizzonte fra un anno e mezzo o due, perché questo è il rischio concreto, perché il fiscal compact significa che tra qualche anno avremo meno posti letto negli ospedali, avremo una maggiore percentuale, ancora maggiore, di scuole che non saranno a norma per problemi strutturali, oggi sono il 50%, avremo un nostro lavoro che perderà in quantità ed in quantità perché ha già perso in quantità, la disoccupazione è aumentata. La disoccupazione giovanile, con la vergogna della precarietà espansiva, è stata resa un fenomeno epidemico nel nostro paese. Il 42% di giovani sono disoccupati e di quei 58% di occupati c'è la piaga della precarietà, ovvero dell'incertezza esistenziale, perché a monte c'è un'incertezza lavorativa. Noi andremo davanti alle nostre stazioni e vedremo che ogni anno con questo tipo di politiche diminuiranno pullman pubblici, carrozze pubbliche, treni interi pubblici, perché in questi anni hanno tagliato linee. Solo nel Piemonte 16 linee sono state tagliate, sono state aumentate le tariffe, diminuite le percorrenze. Questa è una vergogna immensa. Noi cosa proponiamo su questi temi? Proponiamo la cancellazione del fiscal compact, prima ancora che parta, per prevenire, anziché poi dover andare a curare i drammi sociali che questo creerebbe. E dalla cancellazione del fiscal compact, per uscire dalla crisi, proponiamo un social compact, che abbia 2 gambe forti, solide, che possano dare davvero senso la parola crescita, che troppo spesso ci dicono con una sorta di menzogna di fondo, perché non la stanno praticando. Il nostro social compact che proponiamo e che trovate sul nostro programma, sul sito di 32 pagine, un programma semplice, esportabile, ma non banale, anzi molto articolato in tutti i temi che noi vogliamo trattare. Social compact che poggi sull'obiettivo della piena occupazione tutelata. E fare, sappiate bene che prendere le ricchezze laddove ci sono, le risorse laddove ci sono, e ce ne sono, perché ci sono persone che si sono arricchite da questa crisi, a fronte dei milioni di persone che oggi vivono al 25% nella zona europea, sotto o poco al di sopra della soglia della povertà e dell'emarginazione sociale. E prendere queste risorse per fare un piano europeo per l'occupazione, un piano straordinario, perché questa è una crisi straordinaria in tempi straordinari che hanno voluto creare. E investendo 10 miliardi all'anno per 10 anni potremo creare 5-6 milioni di posti di lavoro, di cui 1 milione sarebbe destinato, spannometricamente parlando, all'Italia. Quindi significherebbe tornare semplicemente
al tempo e al nostro livello di occupazione prima della crisi. Se a questo noi sommiamo la riconversione ecosostenibile, ecocompatibile della produzione, noi vediamo che semplicemente ascoltando le voci di associazioni che in questi anni si sono occupate di studiare bilanci alternativi, Sbilanciamoci per esempio, con un riassetto, un piano di riassetto idrogeologico del nostro paesaggio, potremo creare, prevenendo disastri, 500.000 posti di lavoro. Inoltre, nel nostro paese in questi anni si è accumulato un sacco di lavoro inespresso o cosiddetto sospeso. Il lavoro di cui sto parlando è contenuto nelle crepe delle nostre scuole, è contenuto nei nostri ospedali che sono molto spesso anche lì danneggiati o non terminati, o le cosiddette cattedrali nel deserto. Ce l'abbiamo sulle ferrovie dei pendolari, quando vogliono puntare sulla TAV, e quando noi sappiamo benissimo, per chi di noi è pendolare, io lo sono da Asti a Torino, sappiamo benissimo qual è il problema delle nostre ferrovie, quando lasciano a casa i nostri lavoratori. Noi dobbiamo iniziare a parlare in maniera molto semplice, ma lo stiamo già facendo per fortuna, con le persone di questi temi, perché c'è davvero un orizzonte possibile alternativo da costruire assieme, e questa lista ci dà davvero la forza e la credibilità di poterlo fare. Perché noi siamo persone che in questi anni si sono occupate di questi temi, abbiamo dato sudore, fatica su questi temi in questi anni, abbiamo fatto sì che assieme a noi sedessero persone che con una competenza, diciamo, universitaria, una visibilità anche nazionale, potessero dare ulteriore credito a questa lista. Io credo in sostanza che si tratti di costruire una casa solida dei diritti sociali e del lavoro e dello studio e delle pensioni, perché è possibile dire a livello europeo, dopo che ci hanno chiesto di tutto e di più in questi anni, che sotto una certa soglia di pensione minima come importo non si possa andare, e anche che sotto un salario minimo europeo non si possa andare, e che bisogna dire chiaramente che se vogliamo creare spazio per i giovani nel mondo del lavoro e che se vogliamo dare una dignità alle persone che hanno lavorato una vita intera, l'età pensionabile non va alzata ma va diminuita. Questo è il punto centrale. Quindi solo costruendo una casa sicura, solida, una impalcatura davvero che regga di diritti sociali, noi possiamo dare casa anche a tutti quei diritti, cosiddetti nuovi diritti, che sono i diritti civili, i diritti delle coppie omosessuali, i diritti delle coppie di fatto, i diritti dello straniero, che in Italia l'immigrazione troppo spesso, così come in Europa, è stato considerato non un fenomeno come è, ma un problema. E questo è causato dall'assenza di una vera politica dell'immigrazione, dell'inclusione e della creazione di presupposti perché queste persone possano sentirsi a casa anche qui da noi. Molto spesso questo tema è stato abbandonato al puro volontarismo di base di associazioni cittadine, locali, di quartiere, e vi dobbiamo esigere, e questa una politica diversa ce lo può dare, dobbiamo esigere che lo facciano le istituzioni pubbliche. Sulle delocalizzazioni. Le delocalizzazioni in questi anni hanno martoriato il nostro mercato del lavoro interno e troppo spesso abbiamo visto delocalizzazioni interne alla zona europea, molto spesso anche interne alla zona euro, sfruttando quei dislivelli di tutele, di salari, di diritti che sono stati appositamente creati per permettere queste delocalizzazioni, una sorta di vaso comunicante che potesse portare la tutela generale dell'Unione Europea su un livello più basso. Noi invece crediamo e spieghiamo e dobbiamo dire forte che solo innalzando le tutele altrove, col salario minimo, con la pensione minima, è possibile eliminare il fenomeno della delocalizzazione. Pensiamo al caso dell'Ucraina, oltre tutte le problematiche di tipo geopolitico che denotano un'assenza di una politica estera vera dell'Unione Europea. Verrebbe da pensare che noi vogliamo qualche milionata di lavoratori sotto costo o in nero o poco tutelati da portare dentro l'Unione Europea per poter avere un nuovo paradiso delle delocalizzazioni. Vado a chiudere con una battuta che un compagno poco tempo fa ha partecipato in un weekend soltanto, povero lui, ad una kermesse del PD a Torino, al Palazzo Zacchi, con la presenza di Renzi, di Chiamparino e di tutti un po' di amministratori locali, e il giorno dopo ha un incontro col 5 Stelle con deputati e candidati alle regionali, perché in Piemonte ci sono le regionali. E mi ha detto di aver assistito al vuoto e alla farsa della politica. Se a questo sommiamo la politica di centrodestra, ovvero quella del malaffare, quella che in Lombardia come in Piemonte ha creato molti dei disastri, dalla sanità pubblica ai trasporti depredati, allo stato sociale in progressiva diminuzione, abbiamo la politica del malaffare. Noi siamo proprio a rappresentare il fatto che la politica può essere la politica di chi dà risposta alla dignità e al bisogno delle persone. Noi solo con una politica alternativa, solo andando in Europa,
in maniera forte con tutte le altre forze di sinistra degli altri paesi, portandoci a un livello superiore a quello che abbiamo vissuto con la frammentazione in questi anni, possiamo rappresentare una risposta chiara a questo bisogno drammatico delle persone di dignità, perché chi ha visto Presa Diretta, la puntata su crisi, Italia e Grecia, avrà sentito la signora greca che ci dice la cosa più grossa che ci hanno tolto in questi anni, la troica e via dicendo, è la dignità, perché io non ho dignità quando vado al supermercato e non posso comprare i generi minimi alimentari di cui ho bisogno per dare da mangiare ai miei 2 figli disoccupati e ai miei 4 nipoti che vanno a scuola con carenza alimentare. Noi siamo qui a dare una risposta anche a quella signora. Grazie. Cuando todo son tan clara, se despierta para verte. Aquí se quedó la clara, la entraña.